Dottor Scarcella, i giovani e i brufoli, per i giovani è un bel problema. Da cosa dipende? Ma l'acne giovanile fondamentalmente dipende dalla pubertà, ecco, per cui dipende un po' dal movimento ormonale che in questo periodo c'è. Ormoni sessuali, ghiandole e sebacee, ma anche stress e alimentazione? Certo, sì, le ghiandole e sebacee nel periodo della pubertà diventano ipertrofiche e quindi sicuramente sono il bersaglio principale o fondamentale nell'acne. Lo stress aiuta, lo stress può peggiorare l'acne, anche l'acne giovanile. L'alimentazione invece c'entra poco, sicuramente un'alimentazione sana, corretta, aiuta l'organismo, quindi aiuta la pelle, aiuta anche l'acne, però l'acne giovanile non si può dire che sia legata strettamente all'alimentazione. Domanda clou, che cosa fare? Il compito del dermatologo fondamentalmente nell'acne giovanile, nell'acne della pubertà, è quello di tenerla sotto controllo, gestirla proporzionalmente all'entità dell'acne, evitare che lasci delle sequele, anche perché passata la pubertà poi dopo passa anche l'acne di solito. Farmaci o altri presidi in caso di acne vera e propria? Dipende dall'entità dell'acne, si può passare da detergenti, disinfettanti antiacneici, creme antiacne o anche terapia sistemica come antibiotici specifici, estroprogestinici, la pillola, insomma chiaramente nei pazienti di sesso femminile, o anche terapie più importanti che si danno in acne più importanti come i retinoidi sistemici. Poi dopo ci sono anche le sequele dell'acne, insomma esiti cicatriziali, macchie. Quelle lì vanno affrontate diversamente, magari con terapie fisiche tipo peeling o laser o quant'altro.